Signora Volpe, prima puntata, scompare il marito della nipote di Silvia. Signora Volpe sta per iniziare su Canale 5. La fiction dell'estate ambientata tra Lazio e Umbria vede come protagonista Silvia Fox, la signora Volpe del titolo, che anche in un momento di vacanza e di leggerezza si troverà coinvolta in un complesso caso da risolvere. Ecco che cosa sta per succedere. Signora Volpe, prima puntata, Silvia raggiunge la sorella e la nipote in Italia. Silvia Fox è una donna di 40 anni, apparentemente anonima, ma che nasconde un acume ed un intuito che le hanno fatto guadagnare il soprannome di Signora Volpe. Silvia è una disincantata ex spia britannica, che ora ha deciso di prendersi un periodo di pausa da trascorrere in Italia, insieme alla sorella Isabel e alla nipote Alice. Nella bellissima cittadina di Panicale, infatti, deve presto celebrarsi il matrimonio di Alice con Tommaso, una grande occasione alla quale Silvia non vuole mancare. Inoltre la donna è convinta che questa sia l'occasione giusta per allontanarsi dal difficile lavoro che svolge nel quartier generale delle spie di Londra e per decidere che cosa vuole davvero fare nel suo futuro. Silvia rimane incantata dall'Umbria ed Isabel le spiega che l'Italia è proprio il luogo giusto per chi vuole rigenerarsi e pensare a cosa fare della propria vita. Silvia trova una vecchia e trascurata abitazione proprio a Panicale, ma resta colpita dal bellissimo paesaggio che la circonda e dal suo magico affaccio. La Fox, quindi, inizia a pensare di poter acquistare la casa, occuparsi della ristrutturazione e rimanere, per un periodo più o meno lungo, in Italia al fianco delle sue due amate parenti Isabel e Alice. Signora Volpe, prima puntata, Tommaso scompare durante le nozze. Silvia partecipa con grande entusiasmo alle nozze di Alice. La situazione però inizia a diventare sempre più tesa quando il promesso sposo Tommaso non si presenta alle nozze. Poco tempo dopo viene dichiarata la scomparsa, ed un corpo privo di vita viene ritrovato in fondo ad un laghetto, ma sembra essere quello di una donna e dunque non corrispondere a Tommaso. Silvia rassicura la nipote, devastata, e si fa in quattro per indagare e ritrovare Tommaso. Silvia capisce che i guai, ed il suo lavoro, la stanno seguendo ovunque vada, ma allo stesso tempo prende in mano la situazione e decide di acquistare la casa abbandonata che aveva già notato. In questo modo può rimanere a Panicale e portare avanti le sue indagini. Intanto la signora Volpe deve affrontare anche qualche difficoltà in campo sentimentale. L'ex marito Adam pare non essersi dimenticato di lei e continua a corteggiarla, mentre Fox sa che, se dovesse tornare a Londra, l'aspetterebbe di nuovo il suo lavoro al fianco di Adam. In questo contesto Silvia conosce il capitano dei carabinieri Giovanni Riva, infastidito dalle ingerenze della donna nelle indagini. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa fiction, e credete che inizierete a seguirla oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.